La finisci? No. Dobbiamo far video? Cioè, devi far video, come al solito. Devi montarlo. No, no. Io mi sto a mangiare il biscotto, io non faccio niente, ne capito? Sto a fare sto PC qua. Vabbè, allora no. Questo, sai, te dico, questo te lo monti da solo. Lo monto io e te pensi che c'ho paura di montare un PC? No, non io penso che c'è paura, pensa e vuole, è diverso. Vabbè, allora questo lo monto io. Vai, vai. È il primo serie 8000 del canale, lo monto io. Lo faccio montare a te così almeno non ti ha gente Fabio, 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 no perché Fabio, Fabio, almeno così sbrodola un pochettino che ci stai te. Famoli divertiti, io te guarderò così. Va bene, lo monto io. Vai, vai. Poi vuoi vedere. Lo monto io, eh. Hai detto? Lo monto io? Sei sicuro? Sono sicuro, sono sicuro. È la tua risposta definitiva? Sì, sì, intanto non è che posso andare nel modici di punto. Accendiamo? Accendiamo, accendiamo. Vai. Chiedo aiuto dal pubblico. Bene, adesso che Stefano se n'è finalmente andato, possiamo procedere con l'assemblaggio dei componenti, non prima di averveli però come di consueto fatti vedere. Ora partiamo dal case, ormai lo conoscete, questo è un Antec GX330 in colorazione white che devo dirvi sotto i 100 euro è uno dei miei preferiti, non tanto per il modello che ormai diciamo ha sulle spalle già, diciamo supporta sul gruppone già un annetto, ma più che altro per la colorazione, perché devo dire che in versione bianca è veramente particolare e bello, soprattutto perché non è full white ma è bianca e nera, non sono della Juve, ve lo dico prima. Poi ovviamente il PC è basato sul nuovo socket di Intel Z370 che può ospitare solo processori di ottava generazione, quindi ormai diciamo oggi non, per chi fa un PC da gaming oggi, cioè dopo il 5 ottobre, non ha senso andare sul Kaby Lake quando è uscita la nuova piattaforma. Nella fattispecie assembleremo sulla Z370 Gaming Plus di MSI, che è una diciamo entry level, però Z370 quindi comunque fascia alta da gaming. Ci monteremo sopra l'i5-8004 che ovviamente a livello prestazionale rispetto al 7004 ha dimostrato in vari benchmark di avere una differenza compresa tra il 10%, 20%, 22% e 23%, quindi è una differenza molto elevata rispetto alla vecchia generazione, specialmente se calcolate che è a parità di prezzo rispetto alla vecchia. Il tutto sarà alimentato da un Antec VP600, alimentatore non modulare ma molto diciamo tosto, lo trovate a poco più di 60 euro, è un alimentatore ottimo. Non è magari bello esteticamente, non è modulare, ha comunque il PFC attivo ed è diciamo il minimo sindacale per una configurazione del genere, però è comunque un prodotto di elevata qualità ad un costo basso. La cosa principale che alimenterà, a parte tutto il resto ovviamente, è la scheda video. Abbiamo una Gaming X 1070 di MSI, scheda ormai che conoscete penso benissimo, non devo neanche starvelo a dire. Completano il tutto delle RAM 16 GB, 3000 MHz Corsair RGB, queste sono uscite da poco, sono veramente stupende, hanno un software per la regolazione dei LED, insomma roba troppo grossa. Classico disco da 1 TB USB Digital, vi dico subito non c'è l'SSD perché il proprietario di questo PC ce lo porterà lui in fase di consegna, quindi lasceremo lo spazio per l'SSD che lui già ha e in più aggiungeremo questo punto meccanico. Ultimo ma non ultimo, il processore sarà comunque sia, anche se è un i5, anche se non è overclockabile, non è consigliabile per gaming, come vi diciamo sempre, utilizzare la ventola stock fornita da Intel, motivo per cui monteremo un kit only one, l'H600 di Antec, che ormai conoscete benissimo perché lo utilizziamo sempre in tutte le configurazioni diciamo fino a una certa fascia. Ok, io per comodità adesso mi tolgo il mio orologio, passo al braccialetto antistatico e attenzione, per la prima volta nella storia indosso il braccialetto antistatico personale di Stefano. Attenzione Stefano, io rispetto a lui amo scattare tutto prima, cioè non durante come fa lui, prende, strappa, butta, no, io sono molto più preciso, quindi mi scarto tutto prima, tanto i pezzi già ve li ho fatti vedere. Ok ragazzi, questa è la Z370 Gaming Plus, è la prima volta che ne montiamo una, vi posso dire che non ha praticamente nulla da invidiare alle sorelle maggiori, se non un design che ovviamente in questa versione è un pochettino più scarno, qualche connettore e qualche LED, ma a livello di diciamo
qualità costruttiva e soprattutto a livello funzionale, quindi di chipset e di prestazioni, è praticamente identica in quanto monta lo stesso chip delle sorelle maggiori. Similmente a quanto fa Stefano, io sono anche uno di quelli a cui sta a cuore molto la questione processore ed è sempre il primo pezzo, diciamo, che vado a mettere sulla scheda madre. Ok? Come al solito. Solita attenzione, questa è l'unica fase in cui potete fare, diciamo, dei danni grossi. Una volta che è entrato nella sua sede, tramite le apposite scanalature, vi basta chiuderlo e state tranquilli. Conservatevi sempre il cappuccetto e magari la custodia del processore, così se un domani lo dovete togliere o vendere è sempre bene. A differenza di Stefano, io non metto subito le RAM perché comunque le RAM sono abbastanza alte e danno fastidio poi in fase di assemblaggio, quindi io tendo a metterle dopo, ma questa è solo una questione, diciamo, di gusto personale. Ultima cosa, non dimenticatevi mai che questo socket è l'1151, chiamato, detto erroneamente o no, comunque sia V2, 1151 V2, quindi il processore fisicamente ha lo stesso zoccolino degli altri. Non dovete però mai inserire un processore serie Skylake o Kaby Lake su queste motherboard perché praticamente andreste a fare dei grossi danni. Quindi, anche se fisicamente il processore ci va, e ve lo dimostro subito che ci va, attenzione. Questo addirittura è il Celeron che utilizziamo noi per aggiornare BIOS, che è un G3009, quindi addirittura Skylake. Io lo vado a mettere e tranquillamente mi si chiude anche. Peccato però che la gestione termica di questo processore sia totalmente diversa da quella delle nuove schede madre, quindi andrei a bruciare la CPU se lo utilizzassi. Quindi lo togliamo subito e ci mettiamo 8.4. Diciamo che questa purtroppo non è stata una cosa molto intelligente da parte di Intel, perché comunque se uno non lo sa è facile sbagliarsi. Ok, case già aperto per comodità. La prima cosa che dobbiamo fare, dato che monteremo il raffreddente a liquido nella parte posteriore, in questo caso, è rimuovere la ventola preinstallata. La ventola che togliamo è possibile installarla nella parte superiore. Tra l'altro, con un sistema molto semplice a scatto. Ecco qua. Scattino fatto. Ci passiamo poi il cavo. Abbiamo possibilità di installarle fino a 3, adesso ne mettiamo solo una perché ovviamente questa è quella che abbiamo tolto da qui. L'aria come flusso gli diamo questo, di modo che l'aria venga presa da questa parte e sparata fuori dalla parte superiore. Ci inondiamo dietro il cavo in modo che poi quando andiamo a fare il cable management poi ci pensiamo dopo, insomma. Mascherina, prima cosa, ovviamente a un verso, ma non c'è neanche bisogno che ve lo dico, insomma, si capisce facilmente. Verifichiamo che tutti i dadini presenti siano per il formato ATX, quindi sono 9, sono alla giusta distanza, e poi la andiamo a inserire così. Poi per sicurezza controlliamo che sotto ogni buco della scheda ci sia un dadino. Poi ovviamente Antec ci fornisce le viti del case e su ogni bustina c'è specificato queste viti a che cosa servono. ODD sono per il lettore, queste sono per le ventole, queste per l'SSD, queste altre ATX, quindi queste sono per la scheda madre, eccetera, eccetera. Tenete presente una cosa, quando non avete questa indicazione segnata dovete stare attenti perché i dadini per le schede madre ne esistono di due tipi quindi due passi diversi. Due passi diversi vuol dire che se sbagliate avete... Potete spanare il dadino, ve ne accorgete facilmente. Adesso io sono sicuro che sono quelli giusti perché c'era scritto, anche perché diciamo al tatto si sente. Quando andate a stringere dovete stare attenti che né deve fare forza la vite, né deve fare forza, cioè deve andare come normalmente. E a un certo punto deve arrivare a fine corsa. Ok, a questo punto è dura, non, il cacciavite non gira più, dovrei fare forza per stringere. Già con una vite, come vedete, la scheda madre si legge. Ovviamente le andiamo a mettere tutte a 9 e 9. Passiamo poi a cominciare ad attaccare qualche cavo. Io preferisco attaccarli mano a mano perché mentre lo faccio mi rendo conto di dove secondo me dovrebbero andare. Allora, innanzitutto gli switch. In questa scheda madre abbiamo uno zoccolino qui, quindi ci torna molto utile direttamente questo buco che è lo stesso dell'alimentatore, ma secondo me esteticamente il risultato è comunque sia buono.
power switch in alto a destra e poi due LED di cui il positivo va sempre a sinistra. Poi che altro abbiamo? L'USB 3, che purtroppo è una posizione un po' infelice qui, quindi niente, dobbiamo fare per forza una cosa del genere per non farlo strozzare troppo. Dopodiché abbiamo una presa USB 2 e l'audio che facciamo passare entrambe da qui. Non preoccupatevi in questa fase della lunghezza dei cavi, tanto poi ce li andiamo a richiamare successivamente quando andiamo a fare il cable management della parte posteriore. Ok, a questo punto possiamo inserire l'alimentatore. Quindi in questo modello è molto semplice farlo perché non ha la cover frontale. Ventola verso l'alto o verso il basso? Di base andrebbe messo con la ventola verso il basso. Ricordatevi però che se lo mettete in quel modo dovete ricordarvi di pulire il filtro antipolvere che è qui sotto di tanto in tanto. In questo modo con la ventola in basso l'alimentatore prende l'aria dalla parte esterna del case, quindi lui sarà più fresco, però non ci aiuterà a far uscire l'aria dal case stesso. Questo è il primo, diciamo, problema. E il secondo è che non è questo il caso, ma con alimentatori che hanno la ventola che rimane ferma, ovviamente stando in questa posizione si scaldano di più perché l'aria calda sale, salendo trova chiuso perché questa parte dell'alimentatore è chiusa e quindi tende a scaldare di più. In questo caso, visto che c'è il filtro, visto che comunque sia esteticamente l'attacco ovviamente è nella parte destra, quindi mi rimane più comodo montarlo con la ventola verso il basso. Una volta avvitato, cosa ci avanza? Ci avanza questa mazzetta di cavi maledetta con la quale avremo a che fare dopo. Ovviamente gran parte di questi cavi ci servono e ci servono subito. Ad esempio 24 pin, ce lo passiamo subito qua perché ci serve. Ci serve il PCI Express, già lo sappiamo perché abbiamo una 1070, quindi lo passiamo di qua. Ci serve ovviamente l'attacco per il processore che dovrà uscire qui su. Ok, a questo punto con la maggior parte dei cavi connessi ci rimane questa ventola, io me la toglierei subito, cioè decidiamo immediatamente quale attacco usare e io direi questo qui perché questo è per la ventola di sistema, quindi andiamo a sfruttare questo anche perché ci arriva giusta giusta. Ok, ci possiamo posizionare i dischi e i cavetti SATA. Nella parte frontale abbiamo finito, quindi possiamo semplicemente rimettere a posto. In questo modello la parte frontale del case va tolta semplicemente per poter togliere poi quella superiore. Questa è la parte dietro del case, vedete che abbiamo possibilità di due dischi SSD, quindi ne utilizzeremo uno quando il cliente ce lo porterà. Intanto a supporto di questo disco ci mettiamo il disco da 3,5 nuovo che lui ha acquistato. In questo case, nonostante sia, diciamo, di fascia tra virgolette economica, è apprezzato il fatto che abbia i gommini antivibrazione e l'innesto con la slitta. Ecco fatto, lo mandiamo dentro e ce lo alimentiamo pure, cercando di iniziare a dare un minimo di forma a questi cavi, così dopo ci divideremo il meno possibile. Connettore SATA per comodità, sapendo che poi mi porterà l'SSD, mi passo anche l'altro cavo. Ok, torniamo dall'altra parte. Fate sempre attenzione che il cavo dell'SSD, cioè quello che ho appena messo, quello che sto toccando così me lo ritrovo, che è questo, va sempre su una porta di numero più bassa rispetto all'hard disk, che sia stata 0 o stata 1 non è importante, però questo ci evita di avere poi Windows che ci vada a creare delle fastidiose partizioni inutili in fase di installazione. Fatto questo, io direi di procedere con il raffreddamento a liquido. La prima cosa è decidere se montarlo con la ventola
in push o in pull. In questo caso, dato che purtroppo l'H600 su questo case non c'entra perfettamente, come vedete mi va a sbattere perché purtroppo è più grande del posto dove deve andare, non ho scelta e lo devo montare con la ventola in pull. Pull che significa che sta prima del radiatore e tira fuori l'aria da lì invece di spingercela addosso. Questo cambia veramente pochissimo, ragazzi, cioè a livello, anzi per dirne una, non cambia nulla, cioè a livello di prestazioni è solo un motivo di scelta, diciamo, estetica. Ok, così già si regge da solo e andiamo a mettere le altre tre. Ok, rimuoviamo sempre la pellicola che c'è in praticamente tutti i dissipatori, specialmente quelli a liquido. Prendiamo la nostra pasta termica, ne mettiamo un po', ormai la giusta quantità, noi a occhio diciamo, riusciamo a vederla la giusta quantità. Vai col didone, anche io sono un fan del didone, tanto ormai lo sapete. Poi mentre spalmo vi dico, ragazzi, non è come la stendete, è la quantità di pasta che mettete. Se la quantità è giusta la potete stendere come volete, potete stenderla col dito, potete non stenderla. Io perché vi dico di stenderla? Perché se la stendete vi rendete conto esattamente di quanta ne avete messa e siete sicuri che quella in più, una volta che avete appurato che non esce, vi rimane sul dito. Se non ci arrivate bene, aiutatevi con la mano. Ok, altro consiglio per tutti gli dissipatori che hanno la vite a pomello: come faccio a sapere quanto devo stringere? È molto semplice, dovete smettere di stringere quando il dissipatore non si muove più. Vedete che questo, se io faccio forza, si muove, quindi lo vado a stringere. Magari stringetelo a X e soprattutto a mano, in modo che non lo andate mai a stringere troppo. Quando ottenete un risultato di questo tipo, quindi che è bello fermo, siete a posto, inutile andare a farlo lavorare oltremodo. Ok, di questo dissipatore abbiamo anche l'attacco a 3 pin. Facciamo così che è più carino. Li separiamo proprio. Così abbiamo un cavo per l'alimentazione che va dietro e quest'altro che serve per gestire la pompa alla scheramata, e lo mettiamo sul pump fan. Vedete perché vi consiglio di non mettere subito la RAM? Perché adesso questo spazio in più mi ha fatto bello che comodo. Anzi, guarda che finezza. Qua e qua, così sfrutto gli agganci del dissipatore come passacarte. Ecco, adesso mi piace di più. Stefano, non ce l'ha ste finezze. Adesso posso mettere le RAM. Le RAM hanno ovviamente un verso, non potete sbagliarvi. Sui processori Intel ormai da diversi anni gli slot delle schede madri, quelli diciamo principali, sono il 2 e il 4. Comunque, se avete un dubbio, anche qui manuale della scheda madre. Ok, detto ciò, abbiamo connesso praticamente tutto, ci manca solo il pezzo forte, ovvero la 1070. Eccola qua, guarda che bella. Adesivo ovviamente da rimuovere, questo ci ricorda che le ventole fino a un tot di carico di temperatura sono comunque sia ferme. Togliamo il copri slot, rimuoviamo tutti i tappi e siamo pronti per l'installazione, non prima di aver rimosso i due copri slot interessati, che sono questo e questo qui. Ecco, in questi casi un po' difficili come con schede video un po' alte torna molto utile un cacciavite calamitato, eh? Vi fa ammattire molto meno. Ok, connettiamo l'alimentazione della scheda. Qui abbiamo un 6 pin e un 8. Diciamo che a questo punto il PC sarebbe pronto. L'unica cosa che possiamo fare, che generalmente facciamo e per la quale sono famoso, è
la rifinitura dei cavi. Nel frattempo, proprio adesso è passato il cliente che ci ha lasciato il suo SSD, quindi vi ricordate che prima che ho detto che non lo avevamo, adesso colgo l'occasione per montarlo, così abbiamo veramente finito la parte del montaggio. È un Samsung 840 EVO, disco diciamo datato ma ancora attuale, che comunque sia non va ad inficiare più di tanto le prestazioni rispetto a un SSD moderno. Prendiamo la prima alimentazione che ci può far comodo, ad esempio io direi questa qui, che è quella terminale. Passiamo al sistemare un po' meglio questi cavi. Nel case ci danno quelle 5-6 fascette che sono d'oro. Allora, mi sono scordato, vedi, le cose che mi dimentico. Si vede che assemblo meno di Stefano, e questo lo devo ammettere. Sono più rifinito, questo sicuro, però meno attento. Mi ero perso il connettore del fan controller che questo case ha. Ho spiegato in un altro tutorial dedicato, che trovate sempre sul nostro canale, il cable management nella parte posteriore del case, quindi non mi dilungherò più di tanto, vi do comunque sì alcune nozioni. Innanzitutto andiamo ad utilizzare gli attacchi, quelli che ci fornisce il case, per cercare di dare una forma ai cavi stessi, e state molto attenti alle zone più, diciamo, spanciate. Spanciate che vuol dire? Qui c'è molto meno spazio rispetto a qui, lo vedete chiaramente, no? Vedete, c'è una rientranza che ci aiuta a sistemare un po' di cavi, anche se in questo caso devo dire, non essendo l'alimentatore modulare, sono purtroppo veramente tanti, quindi cerchiamo di andarli a spalmare il più possibile, in modo anche esteticamente non bello, perché in realtà non è importante la bellezza quando si apre quest'altro lato, ma più che altro la funzionalità, cioè il fatto di capire quali cavi ci sono ed evitare che da davanti si vedano, quindi dobbiamo preservare il più possibile la parte frontale. Ok, diciamo che con un alimentatore non modulare il massimo che possiamo ottenere in un case del genere, secondo me, è questo, che comunque sia è un ottimo risultato. Ecco qua. Ok ragazzi, spero che vi piaccia il risultato finale, perché a me piace molto. Poi come sempre vi dico, per chi non l'avesse già fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per le notifiche, iscrivetevi a Telegram, mi piace su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo Twitch, abbiamo tutto. Un'altra cosa che vi chiedo è, visto che di solito gli assemblaggi, come sapete, li fa Stefano, io ovviamente vi segnalo che ognuno di noi due ha un modo personale di farli, ha un modo personale di spiegare le cose. Dato che per me è praticamente, credo, il secondo sul canale, fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi piace il modo in cui io vi spiego le cose rispetto a Stefano, in modo che sia io che lui possiamo migliorarci nel tempo. Io e Stefano, come sapete, siamo cresciuti insieme dal punto di vista sia fisico, diciamo così, che professionale, quindi ognuno dei due ha sviluppato un proprio modo di lavorare, anche se ovviamente sono entrambi molto simili, perché come formazione siamo cresciuti anche lì insieme. Io per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!